Pensate che si vota a Siena, io domani sarò nel collegio di Siena, oltre che a Sesto Fiorentino, perché questa piccola storia triste su Instagram, 30 secondi, sapete perché si vota per eleggere un parlamentare a Siena? Perché si è dimesso quello che era parlamentare a Siena. Chi era? L'ex ministro dell'economia Padoan del PD, che da ministro ha dato dei miliardi di euro pubblici al Monte dei Paschi di Siena per salvarlo, poi si candida a Siena, anche se questo è di Roma, viene eletto a Siena, l'anno scorso si dimette da Siena. Sapete per andare a fare che cosa? Il presidente della banca Unicredit. Quindi fa il ministro, dà i soldi al Monte dei Paschi, vostri, si candida a Siena, viene eletto a Siena, torna a Roma, si dimette da Siena per andare a fare il presidente della banca Unicredit. E badate bene che notizia emerge ad agosto di quest'anno, che c'è una banca che sta trattando per comprare Monte dei Paschi di Siena. Indovinate qual è la banca che sta trattando per comprare Monte dei Paschi di Siena? Unicredit. E chi si candida a Siena? Il segretario del PD, Letta, che è pure di Pisa. Quindi questi hanno preso la Toscana, Siena, Firenze e Sesto Fiorentino come il bancomat di casa loro, ma voi non siete pecore da spolpare. Orgoglio, orgoglio sulla testa, e sono felice di essere qua stasera invece di essere a casa con i miei figli, perché dopo 70 anni il cambiamento è sano. Se dopo 3 giorni l'ospite puzza, cazzo, dopo 70 anni...